Ai City Lab è un momento molto importante per le città che si iniziano a confrontare su temi molto pratici. Noi oggi abbiamo fatto una tavola rotonda sui temi della Smart City, le città come l'ereditarietà che noi abbiamo avuto sulle città, quindi la situazione che ci siamo trovati e qual è il programma che abbiamo in mente. In questo modo abbiamo confrontato i vari programmi e le iniziative e questo è stato un momento molto importante perché ha arricchito le varie iniziative di dettagli maggiori che stanno facendo le altre città e di idee diciamo innovative da un lato e dall'altro di problematiche da evitare. Quindi oggi ho trovato una buona condivisione sia sulle best practice che stanno facendo le altre città e sia sulle worst practice, quindi sulle pratiche negative da evitare. Per quanto riguarda invece i dati sono diciamo una parte molto importante per la Smart City, importanti perché ovviamente i dati stanno diventando adesso una risorsa e quindi i vari soggetti, tra cui anche la pubblica amministrazione, si trova a dover capire cosa fare con questa nuova risorsa. Quindi una cosa su cui tutti noi comuni stiamo puntando è quello di avere una piattaforma e di inserire in questa piattaforma i nostri dati e renderli open. Quindi ovviamente si sta passando da un modello che è il modello computer internet a un modello che è il modello mobile cloud, per cui tutti i servizi accessibili via mobile, l'utilizzo del cloud che abbatte i costi ma che dà anche l'opportunità di avere dei servizi in qualunque momento noi li desideriamo e attraverso qualunque device e ovviamente capire come gestire questi dati, sia i nostri dati sia poi dati aggregati, dati nostri con le municipalità e vedere di trarre il maggior valore possibile per la pubblica amministrazione, le aziende e i cittadini.